Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Noi commenteremo e, fra virgolette, studieremo insieme la versione del Padre nostro di Matteo, cioè quella un po' più lunga che noi diciamo sempre durante la messa e che diciamo nelle preghiere tutti i giorni. Allora, che cos'è questa parte del Padre nostro? Pensate un po' a come è fatto il Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, non ci dure in tentazione ma liberaci dal male. È abbastanza evidente che il Padre nostro ha due parti. Nella prima parte ci chiediamo delle cose caratterizzate dal tu, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. E invece nella seconda parte, dacci oggi il nostro pane quotidiano, quindi a noi, rimetti a noi i nostri debiti, non ci indurre, non ci abbandonare nella tentazione, liberaci dal male. Quindi è tutto il noi, no? Due parti, tu e noi. Padre nostro che sei nei cieli invece è la prima frase, quella con cui non stiamo chiedendo qualcosa, mentre con tutte le altre chiediamo qualcosa e dovremmo vedere che cosa stiamo chiedendo, ma con la prima invece non stiamo chiedendo, stiamo chiamando. E chiamare qualcuno con un nome o con un altro cambia molto. Pensateci, se voi venite da me e mi chiedete: Reverendo padre, dov'è il bagno? E io vi indico dov'è il bagno. Dico: cara signora, il bagno è di là. Stimabile amico, il bagno è di là. Se viene mia sorella da me, mi dice: Ninni, dov'è il bagno? Ok? Perché? Perché mia sorella mi dice reverendo padre, mi dice Ninni, mediamente. So che è brutto, però così. Mi dice Ninni. Se tu chiami una persona, se tu vai dal Papa, lo chiami santità. Se tu vai da un tuo amico, gli dici bella frate, no? Allora, il modo di chiamare una persona, il nome che usiamo, indica la relazione che abbiamo. È abbastanza ovvia questa cosa. Che vuol dire chiamare Dio Padre, Padre nostro che sei nei cieli? Che parola è questa? Allora, io non chiamo mio padre padre, cioè dico mio padre ma non lo chiamo padre, perché padre in italiano è un po' formale come termine, ma il termine ebraico che viene tradotto con padre, cioè Abba, è in realtà un termine non formale. Se siete mai stati in Israele vi sarà capitato di vedere qualche bambino ebreo che tiene il papà per mano e gli dice Abba, cioè è la parola comune per dire papà, papà. Allora, per entrare un po' in questa parola dovete pensare alla vostra parola che usate per chiamare papà, vostro papà, ok? Che parola usate? Papà. A volte nelle famiglie si usano delle papino, no? Insomma, dipende. Poi se tuo figlio ti deve chiedere qualcosa, tua figlia ti deve chiedere qualcosa, fa papi e ti chiede, no? Se... Cioè, è chiaro che più è affettuosa l'invocazione del papà, più è grossa la richiesta, più improbabile la richiesta che tua figlia ti deve fare. Nel modo di chiamare informale, intimo, affettuoso, c'è già tutta la preghiera. Perché se tu vieni da me e mi dici Ninni, me lo puoi dire solo perché sei mia sorella, se no te prendo a pizze. Ok? Siccome sei mia sorella, puoi dirmi Ninni. Se mi dici Ninni e non sei mia sorella, ti dico, ma che vuoi? No? Allora, è molto importante questo. Tu puoi chiamare Abba Dio? Dipende. Se sei suo figlio, sì. Se no, no.
Allora dice San Paolo che noi abbiamo dentro di noi lo Spirito Santo, lo Spirito di Gesù, che grida Abba, Padre. Cioè abbiamo dentro di noi lo Spirito di Cristo, l'Io di Cristo, la coscienza di Cristo, che dal nostro cuore parla con Dio dicendo Abba, Lui può farlo. Perché Lui è il Figlio, e se noi abbiamo lo Spirito di Cristo, siamo figli di Dio. Chiunque ha lo Spirito di Cristo, quello è figlio di Dio, dice San Paolo nella lettera ai Romani. Allora, quando chiamiamo Dio Padre, ci stiamo mettendo in una relazione, non ci stiamo mettendo, è scontato che siamo in una certa relazione, come se mia sorella Ria mi chiama Ninni, lo fa perché ci conosciamo da una vita. Perché siamo fratello e sorella, perché ci siamo visti, no, ne abbiamo passate insieme. Per questo mi può dire Ninni, no? O per questo tu puoi andare da un tuo amico e fai Ciccio? Ciao Ciccio, come stai? Perché? Perché siete amici. Tu non andresti mai da uno sconosciuto, no? E fai ciao Ciccio, ma che vuoi? No? Cioè, il modo con cui tu chiami una persona esplicita la relazione che c'è fra di voi. Allora, se Gesù ci dice, voi pregate dicendo Abba, vuol dire che stiamo esplicitando la relazione che abbiamo con Dio, cioè che siamo figli, figli di Dio. Essere figli di Dio, potremmo dire, è il punto del cristianesimo. Che cos'è diventare cristiani? Diventare figli. Diventare figli e vivere da figli. E non è per niente facile essere figli e vivere da figli. Per un certo verso, pensate all'essere figli che abbiamo nell'esperienza comune, per un certo verso noi siamo figli, punto e basta. No? Sei figlio perché sei nato da tuo padre e da tua madre. Anche se non li avessi conosciuti, sei rimasto orfano da bambino, comunque sei nato da tuo padre e da tua madre, per forza. No? Allora, essere figlio vuol dire venire da qualcuno, provenire da qualcuno. Però, come ben sappiamo per le nostre relazioni umane con i nostri genitori, essere figlio nel senso di avere, sentirsi figlio, e sentire quella persona come mio padre o come mia madre non è per niente una cosa che fila liscia così, non è per niente una cosa scontata, non è per niente una cosa semplice, dipende da come l'abbiamo vissuta questa relazione. Potrebbe anche essere stata un disastro, oppure è stata bella. Comunque sia, noi abbiamo vissuto già nella nostra vita tante relazioni di paternità e maternità. Varie persone ci sono state, padri e madri. Questo è importante da capire. Tu non hai avuto un padre e una madre. Tu hai avuto un padre e una madre biologici, che ti hanno generato. Probabilmente sono stati anche le stesse persone che ti hanno cresciuto, di solito. Ok? Ma magari no. Ma poi ci sono stati nella tua vita altri padri e altre madri. Per forza ci sono stati. Che ti hanno, volta per volta, fatto diventare qualcosa. C'è stato quel professore a scuola che ti è stato padre in un certo senso, quella maestra che ti è stata madre, quella zia che ti è stata madre, c'è stato il coach, l'allenatore di calcetto che ti è stato padre, cioè c'è stato un prete che ti è stato padre o una suora che ti è stata madre, un catechista. Tante figure nella nostra vita hanno avuto un ruolo genitoriale, cioè ci hanno dato la vita, non solo la vita biologica iniziale, ci hanno dato la vita, ci hanno sostenuto, ci hanno nutrito. Che cosa fa un padre e una madre? Danno la vita e poi fanno crescere, vestono, mandano a scuola, educano, danno da mangiare, portano in vacanza, mettono da parte i soldi per i figli, no? Ecco, tutte queste cose non le hanno fatte solo papà e mamma. Le hanno fatte varie persone nella nostra vita. Abbiamo avuto tante paternità, tutte importanti, tutte essenziali. Guai a te se hai avuto solo papà e mamma. È un disastro avere solo papà e mamma. Perché tutte queste paternità, tutte insieme, ti dovevano far intuire un'altra paternità. E te la dovevano far intuire in due modi. Aiutandoti e deludendoti. Tua madre, nella sua vita, ti doveva aiutare, cioè dare la vita, primo, e te l'ha data, se no non saresti qua.
Poi, secondo, aiutare a farti crescere, no? Da nutrirti, fare. E poi a un certo punto ti doveva deludere. Cioè tu dovevi capire, si può essere madre meglio. Per forza ti doveva deludere. Lei non è tutta la maternità, è una parziale, imperfetta, per quanto con tanta buona volontà, tentativo di maternità. Tuo padre ti doveva fare il padre, doveva generare, doveva farti crescere, doveva educarti, e poi ti doveva deludere, perché tu dovevi sapere che non è quello il tuo vero padre. E non è manco il prete che è stato tanto bravo, che ti ha annunciato il Vangelo e tu sei diventato cristiano, e non è manco il catechista, e non è manco quella. Tutti ti dovevano deludere, tutte le figure genitoriali che abbiamo avuto, che sono fondamentali, se no non si cresce, non si vive, ma tutte a un certo punto ci devono deludere, perché tutte ci rimandano a un'altra fonte, a un'altra origine, alla vera origine, al vero padre, quello con la P maiuscola. Per questo è importante partire dalle nostre esperienze, cioè dal nostro rapporto con i nostri genitori, proprio semplice. E questo rapporto sappiamo per esperienza che influenza molto il nostro rapporto con Dio, lo influenza molto, perché noi assaggiamo la paternità e la maternità anzitutto nei nostri genitori e poi nelle altre persone che ci hanno fatto da padri e da madri. Se dovessi dire io quanti padri ho avuto? 3, 4, 5 forse, almeno. A parte il padre spirituale che ho adesso, che sicuramente mi è padre, ma almeno altri 2 preti mi vengono in mente, e poi qualche altra figura qua e là che è stata molto, molto importante. Ma tutti mi dovevano deludere. Sarebbe tragico se io rimanessi convinto che mio padre è il padre, la perfezione. Oltre lui, no. Mio padre è un poveretto che ha provato a fare il padre così come ha potuto. Va bene? Allora, però, è chiaro che nel mio dire papà a Dio ci sta per forza mio padre. Ci stanno i padri che ho toccato nella vita. Perché è così. Non è che abbiamo il cuore fatto a compartimenti stagni, che c'è da una parte la relazione con Dio, dall'altra c'è la relazione dei tuoi genitori. Non funziona. Allora, arriviamo a Dio attraverso queste relazioni. E per questo è molto importante avere coscienza di questo. Quante persone mi sono state padri e madri nella vita? Tante. Prova a pensarle. Che cosa hanno in comune tutti quelli di cui puoi dire questo mi è stato padre, questo mi è stata madre? Probabilmente hanno in comune che ti hanno voluto bene, cioè ti hanno dato qualcosa per te, di buono, di utile. Potrebbe anche essere stata una tragedia la relazione col papà e con la mamma, a volte vanno malissimo queste relazioni, no? Si soffre molto. Allora potrebbe essere stata completamente deludente, cioè io non mi sono mai sentito veramente voluto bene da mio padre, accettato per quello che sono, riconosciuto, stimolato, anzi, mi sono sentito magari un po' così, un po' come se non ci fossi, o che non ero importante, mi diceva una ragazza. Mio padre era gentile con me solo quando c'erano ospiti a casa, se no no. No? E ovviamente la bambina che cosa ha capito? Non è vero che mi vuole bene, è semplicemente che stiamo facendo la famiglia felice, ma quando siamo da soli mi ignora, cioè non sono importante veramente ai suoi occhi. E questo cambia tutto in una relazione, no? E una bambina lo capisce così, non è che lo pensa da grande, da bambina lo sa e basta. Ecco, allora sappiate che la nostra relazione col padre non è detto che sia scontata, non è detto che sia liscia, non è detto che tu dici padre e come San Francesco vai in estasi, no? Oppure senti nel cuore un grande amore, o magari per te padre è una parola che non ha senso, che non è piena di significato, che non è una parola affettuosa, può essere. Magari dicendo papà tu non hai un moto di affetto, di fiducia. Magari non è, perché non hai questa esperienza. Allora, tenetelo presente, perché è importante sapere qual è il nostro terreno, il nostro cuore, perché è lì che cominciamo a pregare. Allora, diciamo, Padre nostro che sei nei cieli.
Vi dicevo che chiamando la persona stiamo manifestando la relazione che c'è fra di noi. Tu sei papà e io sono tuo figlio. Io sono tuo figlio. Anche questo, guardate, è una di quelle cose che possiamo dire e ridire, ma non è detto che nel cuore ci crediamo veramente. Io sono tuo figlio. Che cosa vuol dire? Io sono tuo figlio. Vuol dire io sono importante per te. Io vengo da te. Tu mi hai dato la vita. Tu mi hai nutrito. Tu mi hai fatto essere quello che sono. Tu mi hai introdotto nella vita. Tu mi hai educato. Tu puoi dire queste cose a Dio? Giro la domanda. In te tutto viene da Dio? Viene, è tutto opera di Dio, ovviamente con la tua e anche opera tua. Un genitore ti educa, ma ti educa e tu ti lasci educare, se no non succede niente. Perché non è detto che possiamo dire io sono tuo figlio così, perché nella Bibbia l'essere figli ha a che fare con un'altra parola molto importante, che è assomigliarsi. Ed è molto ovvio, no? In una famiglia tutti si assomigliano un po'. Mia madre assomiglia a sua mamma e a suo papà, ed è carino anche vedere le somiglianze, no? Vedi un figlio che assomiglia più al papà, uno più alla mamma, uno che è un incrocio perfetto. Ci si assomiglia, la relazione, essere figli vuol dire assomigliare a qualcuno, assomigliare fisicamente e anche assomigliare come voce, come atteggiamenti, come movimenti, no? È molto carino vedere un figlio, un bambino che fa naturalmente lo stesso gesto che fa il papà. Ecco, tu a chi assomigli? Tu assomigli a Dio Padre? Gesù dice, sai com'è Dio Padre? Dio Padre è colui che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Dio Padre è perfetto, cioè tratta con uguale infinito amore tutti, a prescindere da come loro lo trattano. Tu sei così? Se non sei così, perché dici Padre a Dio? E lo dico a me anzitutto, cioè potrei dire, Andre, che stai dicendo? Perché lo stai chiamando? Cioè, è come se uno arriva e mi dice, Ninni, ma non siamo fratelli, no? Allora, tenete presente che quando diciamo Abba, papà, a Dio, stiamo dicendo, io sono tuo figlio, tutto in me viene da te, io assomiglio a te, no? Tu sei colui che mi ha generato. Tutto ciò che c'è in me è tuo. E non è detto che questa cosa sia vera. Non è detto per niente, no? Perché magari a volte in noi ci sono invece tantissime cose che non vengono da Dio manco un po' e che non assomigliano assolutamente a Dio. Magari assomigliano appunto ad altri padri, ad altre madri che abbiamo avuto, ma non a Dio. Allora, stiamo dicendo qualcosa di Lui, qualcosa di noi, e stiamo anche dicendo qualcosa degli altri, perché diciamo Padre nostro, cioè io sto dicendo io sono figlio tuo e fratello di un altro, perché tu sei Padre nostro. Ecco, un cristiano ha nel cuore del suo cuore questa coscienza: io sono figlio e sono fratello, figlio e fratello. Potremmo anche pregare solo così. Ci alziamo la mattina e diciamo, io sono figlio e sono fratello, papà. Finita la preghiera, basta. Basta e avanza, se è vera questa cosa. Io sono figlio e sono fratello. Io sono figlio, cioè la vita non me la do da solo, la ricevo da te. Questa giornata che sto cominciando, la ricevo da te. Tutto ciò che sono non è roba mia. È qualcosa che tu mi hai dato. Io sono ricco perché tu sei ricco. Non sono ricco per conto mio. Se tu vedi un ragazzino una Ferrari, dice, beh, non è ricco lui, no? Il ragazzino ancora non ha fatto in tempo a fare i soldi, sarà il padre che è ricco. Ecco, un ragazzino. Quindi io so che tutto ciò che ho, la mia intelligenza, le mie cose, tutto mi viene da te. Io voglio vivere questa giornata da figlio,
cioè ricevendola da te, senza volerla fare da solo, senza volerla risolvere da solo questa giornata, senza gestirla da solo. Voglio vivere da figlio. Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. E Gesù aveva in testa i bambini, quelli piccoli, non bambinone, quello ventenne, che sa, proprio i bambini piccoli, quelli che ricevono il latte dalla mamma, che gli devi cambiare il pannolino. Ecco, vuoi vivere così? Perché questo significa essere figlio. E non è detto che ci piaccia, eh? Magari a noi invece ci piace autonomia, essere una persona capace, autosufficiente, che impara a vivere da solo. Ecco, il cristianesimo è il contrario. Essere figlio. Essere fratello. Essere fratello. Anche questo non è per niente scontato. Io sono fratello, cioè io non sono solo. Non basto a me, ci sono delle persone intorno a me e tutto ciò che vivo non è solo mio, è anche suo. E non sono geloso delle cose che ho né delle relazioni che ho. Avete presente invece nelle famiglie normali, di solito i bambini sono tutti un po' gelosi, no? Delle relazioni di papà, di mamma, poi nasce il fratellino. Mi raccontavo adesso degli amici che sta per nascere il quarto figlio e il secondo e il terzo, nella stessa settimana ma in giorni diversi, ognuno ha fatto alla mamma il seguente discorso. Certo, ora che nasce il quarto, io non sarò più il più piccolo, diceva quello prima. E l'altro diceva, ecco, io già sono il secondo, cioè non sono né il primo né l'ultimo, mo nasce pure il quarto, diceva la mamma con molta schiettezza, quindi lei, cuore di mamma, si è squagliata. Ma è vero, perché noi abbiamo sempre un amore un po' possessivo, no? Vogliamo essere il centro dell'attenzione, vogliamo sentirci unici e irripetibili. Ecco, nel cristianesimo ci si sente unici senza essere unici, cioè fa parte della mia identità essere fratello, e potrebbe essere che invece noi nella nostra vita non vogliamo essere fratelli, noi vogliamo essere unici, figlio unico tutta la vita, si sta molto bene. Che vuoi essere, figlio unico o fratello? Perché per essere cristiano devi per forza essere fratello. Fratello di famiglia numerosissima e di quelle famiglie un po' incasinate, dove c'è sta tutti diversi figli, no? Ecco, immagina una famiglia con 20 figli, tutti diversi. Questo più o meno è la Chiesa Cattolica. Allora, stiamo dicendo qualcosa di Dio e qualcosa di noi. Come si diventa figli? Per noi cristiani si diventa figli anzitutto perché qualcuno ci genera, ci dà la vita. Come sei diventato figlio di tuo padre e tua madre? Beh, perché un giorno ha fatto l'amore e sei nato tu. Come si diventa figli di Dio? Perché un giorno sei nato dal grembo di una donna che è la Chiesa. Non si può avere Dio per padre se non si ha la Chiesa per madre, diceva un antico padre della Chiesa. Non si ha Dio per padre se non si ha la Chiesa per madre. Siamo figli perché siamo rinati nella Chiesa, siamo rinati in Gesù, perché la Chiesa è il corpo di Cristo. Cioè abbiamo cominciato una nuova vita, per questo siamo figli. Anzitutto l'abbiamo ricevuta, ma poi anche diventiamo figli. Perché? Perché piano piano essere cristiani vuol dire lasciare sempre più spazio dentro di noi allo spirito del figlio. Lo spirito di Gesù. Allora, c'è una parabola del Vangelo che racconta questa cosa, ma la racconta al contrario, ed è la parabola del Vangelo che trovate sul foglio, il secondo foglio, quello lì con scritto Padre nostro che sei nei cieli. È la celeberrima parabola del figlio prodigo che tutti conoscete, no? È il Vangelo di Luca, il capitolo 15. Prima Gesù ha detto altre parabole e adesso dice la parabola del figlio prodigo. È così bella, così
proprio spettacolare, che è rimasta come una delle parabole più... Cioè, tu chiedi per strada a una persona, dimmi una parabola del Vangelo, così, a bruciapelo, e lui ti dirà probabilmente, è quella di quello che se n'era andato e poi è tornato, il figlio del prodigo. Probabilmente, veramente una delle più famose di tutte. Però se andate da uno un po', probabilmente se andate da un catechista di quelli un po' così, ti dice, ma guarda che figlio del prodigo non è il nome giusto della parabola. Il nome giusto della parabola è la parabola del padre misericordioso. Non la chiamare figlio del prodigo. Padre misericordioso. Sapete, i catechisti quelli un po' saputelli così. È il punto di vista. Ah, secondo me è sbagliato, ok? Secondo me il nome giusto di questa parabola è il padre senza figli. Il padre che non aveva figli. Perché? Ve la leggo. Perché questi figli ce l'aveva. Disse ancora, un uomo aveva due figli, quindi ce l'aveva in realtà i figli. Il più giovane dei due disse al padre, padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Un padre aveva due figli, il più giovane gli disse, padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Questa frase, se pensate a che cosa vuol dire, è una frase terrificante, perché io ricevo il patrimonio che mi spetta, cioè l'eredità, quando mio padre muore. Quindi questo gli sta dicendo, tu per me sei morto, dammi la mia eredità. Tiè. Cioè è un rifiuto proprio frontale. Papà, tu per me sei morto. Sapete quando uno proprio litiga, arriva all'odio, tu per me sei morto, basta. Non ne voglio più sentire di te, non te voglio vedere, non te voglio sentire, non mi mandare WhatsApp, non te voglio sentire, ok? Facciamo finta che non esisti. Io non esisto per te, tu non esisti per me. È l'odio quando arriva al livello che non si litiga manco più. Proprio ci si ignora. Quindi è una frase durissima. E il padre, come se nulla fosse, divide tra loro le sue sostanze. Il padre divide tra loro le due sostanze, quindi dà a tutti e due i soldi. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano, scappa dalla casa del padre, e lì sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Cioè, che vuol dire dissoluto? Vuol dire che spendeva solo senza guadagnare. Spendeva. Poi ci racconterà malignamente il fratello maggiore alla fine della parabola che l'ha speso con le prostitute. Però ha speso tutto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Scena tristissima di questo qui, che quindi ha cominciato vivendo da nababbo e poi piano piano, sempre di meno, a un certo punto non c'era più niente ed è finito a pascolare i porci, che il porco, il maiale in Israele è l'animale impuro, quindi è proprio il peggio del peggio. Non ci devono stare i maiali in Israele. Se tu pascoli i maiali, sei proprio arrivato alla frutta, al punto più basso di così non si può. Addirittura non ti danno manco da mangiare, tu invidi i maiali, perché i maiali mangiano le carrube e tu no. Cioè, trattano meglio i maiali di te. È proprio, è arrivato veramente alla miseria più totale. Ha toccato il fondo, ma avendo toccato il fondo, dice il Vangelo giustamente, allora rientrò in se stesso. Quindi che cosa ha fatto questo qui? La parabola discendente è, tu per me sei morto, ciao, se ne va in un paese lontano, spende tutti i suoi soldi, a un certo punto non ha più per mantenersi, si deve mettere a servizio, cioè diventa servo di un altro. E questo qua gli fa fare un servizio umiliante. E lui scende, fa il servizio più umiliante di tutti, e a un certo punto il porco è più figo di lui, perché il porco mangia e lui no. Ok? Quindi è proprio... Allora rientra in se stesso, perché è così nella vita, quando tocchi con i glutei il pavimento,
a volte è utile perché rientri in te stesso, cioè quelle botte che abbiamo nella vita, quei momenti di fallimento, a volte sono dei momenti di verità. Per questa persona è stato un momento di verità. In quel momento lui, come se tornasse in se stesso e si ricorda, ma io però non è che per forza devo vivere così. Che gli è servito per capirlo? Il fallimento, no? La sofferenza gli è servita. Se non avesse sofferto non sarebbe mai rientrato in se stesso. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Cioè, questo qui ha una conversione, no? Perché dice, ma in fondo a casa di papà si sta meglio, i servi di papà stanno meglio. Allora vado da lui e gli dico, è vero, ho fatto un casino, non sono più tuo figlio, però trattami come un servo, così almeno mangio. Che cosa vuole? Qual è il suo obiettivo? Mangiare. Mangiare. Ed è diventato intelligente. Prima era stupido, ora è diventato intelligente, che è già un enorme passo avanti. È l'inizio della conversione, non è tutta la conversione. Però è l'inizio della conversione. Perché non è tutta la conversione? Perché non è che questo ha detto, cazzarola, sono stato proprio un idiota, guarda come ho fatto soffrire papà, pensa lui adesso come sta male, io l'ho abbandonato, lui mi ha fatto un sacco di bene, io sono proprio ingrato, adesso torno da lui, gli salto al collo, lo abbraccio e dico, papà, perdonami, ti voglio bene. Non dice questo. Dice, ma i servi di mio padre stanno meglio, torno indietro. Per questo dico, non si è veramente convertito, cioè non è che ora vuole bene al padre, però ha capito, no? Che là si stava meglio che dove sta adesso, quindi vuole mangiare. Quindi si alza e torna da suo padre, e la scena è bellissima. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide. Quindi il papà è uno che ogni tanto durante il giorno alza gli occhi, scruta l'orizzonte per vedere, metti caso, che proprio oggi è il giorno che torna mio figlio. Ebbe compassione, gli corse incontro, quindi esce dalla casa, lo va a prendere, gli si gettò al collo e lo baciò. Cioè il padre gli vuole bene, no? Non gli frega niente di quello che ha fatto il figlio. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, tutto il discorsetto che si era preparato, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Manca una frase, no? Perché dovrebbe continuare dicendo, trattami come uno dei tuoi salariati. Ma il padre, che ha capito la cavolata che il figlio sta dicendo, lo blocca. Disse, ma il padre disse ai servi, presto, cioè lo zittisce, portate qui il vestito più bello, fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito, sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo, facciamo festa, perché questo mio figlio che sta per dire una boiata, era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e cominciano a far festa. Cioè il padre, il figlio lo stoppa, no? Perché quello sta dicendo una cavolata e il padre non vuole manco che la dica questa cavolata, no? Lo ricopre del suo affetto, del suo amore, appunto gli rimette tutti i segni della sua dignità, questo che stava pascolando i porci, c'ha l'anello al dito, i sandali, cioè è di nuovo un signore, è padrone a casa sua e si fa festa perché era perduto e ora è tornato. Ho perduto un figlio, ho riavuto un figlio. Non è detto però, e la parabola non ce lo dice, se il figlio ha ritrovato il padre. Non lo sappiamo, resta aperta. Perché non sappiamo, diciamo, ma poi sto figlio si sarà fatto convincere, cioè a un certo punto avrà sentito nel cuore il dolore che ha mandato a quel paese il padre e adesso gli vorrà bene? Non lo sappiamo. Cioè a un certo punto il figlio si sarà convertito davvero, sarà stato veramente contento di essere figlio in quella casa, di abitare in quella casa? Non lo sappiamo, resta aperta la parabola, non ce lo dice, non si è convertito, non sappiamo come finisce. Seconda scena, il figlio maggiore si trovava nei campi, al ritorno quando fu vicino a casa udì la musica e le danze, chiamò uno dei servi, quindi non entra in casa ma da fuori, questo che è proprio un rosicone, da fuori sente la festa, si innervosisce che c'è una festa e lui non lo sapeva, chiama fuori un servo e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Beh,
che è sta caciara che state facendo a casa e nessuno me l'ha detto? Quello gli rispose, tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò, ok, proprio impazzisce, si incavola, non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre. È carino che il padre esce a supplicarlo. Proprio questo padre è proprio un fregnone, no? Di quelli. Papà, per me sei morto, dammi i soldi. Tiè, questo torna, gli salta al collo. Questo fuori, non voglio entrare. Lui, ti prego, entra. Cioè, è proprio veramente uno di quelli che non ha un minimo di dignità, no? Ecco, allora, il padre uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre, ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Cioè, io sono un servo e ti servo e tu manco me paghi. In realtà le cose non stavano proprio così. Non so se vi ricordate l'inizio della parabola. Cioè, questo c'aveva tutto. Però questo si sente servo e vive da servo. E rosica perché il padrone non gli dà quello che gli dovrebbe dare. Per questo poi rosica, no? Ma ora che tornato questo tuo figlio, il quale non ti ha servito, ma ha divorato le tue sostanze con le prostitute, cosa che noi non sapevamo, ma lui si vede che si è informato e ci rende noto questa cosa. Per lui hai ammazzato il vitello grasso, cioè questo ragiona in termini di io ti servo, tu me devi pagare, e manco me paghi, e invece a questo qui che ha fatto un macello, tu, questo è il suo schema mentale. E quindi impazzisce perché è un'evidente ingiustizia, è proprio ingiusto quello che sta succedendo. E gli rispose il padre, con un po' di ironia, figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma che te lo devo dare io il capretto per far festa con gli amici? Pigliatelo da solo, no? Apri la dispensa e ti pigli il capretto. No, il capretto non sta in dispensa. Vai alla cosa, pigli il capretto e fai festa con gli amici. O se no, pigli il capretto congelato preparato da mamma nella dispensa, no? Ma tutto ciò che è mio è tuo. Ma che te la devo dare io la cosa? È tuo, sei mio figlio. Ma quello non crede di essere figlio. Pensa di essere servo. Ma tutto ciò che è mio è tuo. Tu sei sempre con me? E infatti, ha voglia. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello, quello gli ha fatto, ma ora che è tornato questo tuo figlio, e il padre gli fa, questo tuo fratello, avete presente quando si litiga fra marito e moglie, non per un figlio, tuo figlio ha fatto questo, tua figlia, è così, no? È proprio la scena del Vangelo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Se tu avessi un fratello, figlio mio, e invece sei figlio unico, ti interesserebbe questa cosa? Possibile che solo a me mi interessa di voi? A voi non vi frega niente. Allora vedete che la parabola è al contrario rispetto all'invocazione del Padre Nostro, perché abbiamo detto che il centro dell'identità cristiana è essere figli e essere fratelli. Questi sono due che non si sentono figli, in modo diverso, né si sentono fratelli. In questa casa non si parla. Il figlio minore se n'è andato e sembra che questa è la prima volta che ne parlano, il padre e il figlio maggiore, dopo anni. Non c'è comunicazione, non c'è l'amore. Cioè almeno c'è da parte del padre, ma non c'è da parte dei figli. Sono due servi e figli unici, senza fratelli e senza padre. È impressionante questa fotografia perché noi stiamo in questa parabola. Noi siamo un po' il figlio maggiore, un po' il figlio minore. Il figlio minore non si sente figlio e rifiuta il padre perché la vita vera, la felicità, la gioia sta lontano dalla casa del padre, che è un ostacolo per la sua felicità. Dio mi è di ostacolo e devo liberarmi allontanandomi da lui, devo farmi i cavoli miei, no? So io come posso essere felice e scappa. L'altro invece rifiuta il padre perché resta, ma non lo tratta da padre e lui non vive da figlio, lo vuole servire e vuole essere pagato, cioè non gliene frega niente dell'affetto.
vuole la giustizia della relazione. Bene, allora pensate a questa scena del Vangelo, perché noi siamo in questa scena e abbiamo davanti i due figli, non figli e non fratelli, e Padre nostro che sei nei cieli. Noi oscilliamo fra queste due cose, e imparare a pregare il Padre nostro e a dire con autenticità papà a Dio è con autenticità scegliere di essere figli suoi e scegliere di essere fratelli. Scegliere di essere figli e scegliere di essere fratelli. E potrebbe essere utile domandarci: in che modo io assomiglio a uno di questi due non figli? Cioè, in che modo io rifiuto la paternità di Dio? Mi sta scomoda, non ci credo. In che mio comportamento, in che pensiero che faccio, non sto pensando da figlio, sto pensando da servo. Sto dicendo, ecco, vedi, tu non mi dai mai un capretto per far festa con i miei amici, tu mi tratti male, sei ingiusto, no? Oppure tu mi limiti, o devo cercare, so io come mi rendo felice. Allora, possiamo provare a pensare quali sono dentro di noi gli inganni che ci spingono a rifiutare il Padre.